Io credo che la finanza d'impatto non sia solo un passaggio dimensionale, cioè non aiuti solo a prendere e raccogliere ancora più investimenti, quelli necessari per l'inclusione sociale, per promuovere lo sviluppo. Non ci sia solo quindi un aumento delle risorse, ma sia un passaggio culturale. È molto importante perché è rivedere l'economia, pensare che anche la cooperazione allo sviluppo è una componente di sviluppo economico, ripensare i nostri progetti, ripensare le nostre iniziative, pensare a misurarne l'impatto e pensare a renderle sostenibili anche con criteri di economicità. Quindi allontanarsi dal fondo perduto e entrare in una dimensione veramente differente, che è la stessa che sta abbracciando tutto il mondo, anche rivedendo i paradigmi dell'economia. Quindi è un passaggio non solo dimensionale ma anche culturale.